Stiamo a commentare un'altra partita persa di un punto, però io reputo questa partita un'altra tappa positiva del nostro campionato e dove faccio ancora una volta i complimenti alla mia squadra, ai miei giocatori per quello che hanno fatto, per come si sono battuti. Noi all'andata abbiamo perso con Trapani di 22 punti e vuol dire che in 4 mesi abbiamo lavorato, abbiamo migliorato perché da 22, da meno 22 siamo andati a meno 1, quindi vuol dire che non abbiamo fatto chiacchiere in 4 mesi, ma abbiamo fatto dei passi avanti, abbiamo fatto giocare dei giovani esordienti in questo campionato, quindi sono contento, molto contento della prova della mia squadra, molto felice di quello che hanno fatto, rammaricato per loro perché si avrebbero meritato questa vittoria, è la settima volta che perdiamo tra un punto e supplementari, quindi non è ovviamente neanche l'annata fortunata, però ciò non toglie la grande partita che abbiamo fatto, la grande volontà che abbiamo avuto, la grande difesa che abbiamo fatto, il grande gioco di squadra, passarsi la palla con punti ben distribuiti. Insomma, che Renzi fosse un ottimo giocatore era scritto inizio anno quando la sua storia lo dimostra, però con la Giver non lo era, col lavoro lo è diventato. Che Filloi era un ottimo giocatore, la sua storia lo dimostra, che quello che ha fatto nei minuti che è stato in campo Leonzio, che 22 minuti che è stato in campo Leonzio per me vale più delle cose di altri. Ecco, quindi io nello sport bisogna guardare le qualità, quello che si fa, il miglioramento che si fa, e me l'hanno fatto, sono felice per loro e sono rammaricato perché se la sarebbero meritata questa vittoria, hanno lavorato molto duro, se la sarebbero meritata. E ultima cosa, così per regolamento, chi non lo sapesse, la parte del regolamento che negli ultimi 2 minuti i falli senza palla sono sanzionati con antisportivi, quindi non è che quando è stato fischiato, se hai la palla in mano è un fallo di gioco, ma se tu fai prima che la palla entri in campo è il regolamento che lo dice, non è una discrezionalità dell'arbitro, quindi penso che sia opportuno per maggiore informazione chi non lo sapesse.